Wolfgang von Trips e 15 spettatori sono morti durante la disputa del 32esimo Gran Premio d'Italia. Ecco la macchina, il numero 4, ecco il pilota, pochi minuti prima del via. Ecco il suo competitore diretto e compagno di scuderia Hill. La Lotus numero 28 di Moss è lui stesso, il grande sfortunato campione di questa annata di corse. La Porsche numero 46 di Gurney, secondo arrivato. La Cooper numero 10 di Brabham, campione del mondo dell'anno passato. Le macchine sono pronte al via. Ecco che scattano velocissime. Fra pochi minuti la pista sarà insanguinata. Di chi la colpa? Non sta a noi rispondere. Noi possiamo solo raccoglierci in silenzio e ricordare i caduti. Non solo i caduti in questa competizione, ma tutti i caduti per la causa dell'automobilismo, per il progresso. Phil Hill ha vinto. È lui il nuovo campione del mondo conduttori. Il Gran Premio degli Stati Uniti, se si farà, non potrà cambiare la classifica. Phil Hill è felice, ma sul suo volto fanciullesco vi è un velo di preoccupazione. Non conosce ancora la tragica fine del suo compagno. Quando lo saprà, forse rimpiangerà di avere conquistato un titolo in così tragiche circostanze. Ed Enzo Ferrari, costruttore delle macchine vittoriose, certo si unirà a lui. Ecco le macchine campioni, Ferrari TRI Sport e Ferrari Formula 1. Questa a monoposto di 1476 centimetri cubi di cilindrata ha un motore a 6 cilindri a V di 120 gradi, collocato posteriormente, che sviluppa 190 cavalli di potenza a 9500 giri. La Ferrari Sport ha un motore a 12 cilindri a V di 60 gradi, 2953 centimetri cubi di cilindrata, collocato anteriormente e della potenza di 315 cavalli a 7500 giri. Hanno onorato l'Italia nel mondo.